Buonasera e benvenuti innanzitutto in questo bellissimo auditorium e grazie per essere qui in questa serata, tra l'altro un po' calda, una delle prime dopo settimane un po' piovose. E grazie per, come dire, dimostrarvi disponibili ad ascoltare in questa ora e mezza, insomma. Cercheremo di non annoiarvi troppo, delle testimonianze, delle storie che davvero toccano il cuore, ci auguriamo che possano farlo, e diciamo che anche il titolo che abbiamo deciso di dare a questa serata è molto eloquente, cioè il coraggio di rinascere dal baratro alla luce camminando insieme nella gioia. Un titolo che trattiene in sé tante cose e soprattutto trattiene in sé un messaggio di speranza, che è quello con cui noi vorremmo che lasciaste questa sala questa sera. Gli organizzatori di questa serata sono l'ACAT della Sinistra Piave, un'associazione che è davvero capillare nel nostro territorio. ACAT sta per Associazione Club Alcologici Territoriali, organizzata e promossa con il sostegno dell'Ordine Francescano Secolare e con il sostegno anche del Convento di San Francesco e con il patrocinio del Comune di Vittorio Veneto. Quindi una serata che ha coinvolto davvero tanti attori e che ha come obiettivo quello di porre l'accento, di accendere i riflettori su un tema che è davvero molto delicato, no? E forse in questo territorio, dove comunque lo sappiamo, no? Viviamo immersi nella cultura del vino, è davvero difficile parlare. Non parleremo di alcolismo, perché poi ce lo spiegherà bene la presidente dell'ACAT Sinistra Piave, Augusta Carpenè, perché diciamo, secondo il metodo che loro utilizzano, si parla di legame con l'alcol e di problemi alcol correlati, e noi cercheremo di entrare meglio in questo mondo fatto di ombre ma anche di luci, perché ascolteremo anche delle storie davvero di coraggio e di rinascita, come dice il titolo della nostra serata, e lo faremo con degli ospiti che vi presenterò fra pochissimo. Ma prima direi che è doveroso salutare e anzi invitare qui sul palco il padrone di casa che ci ospita, il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, che ringraziamo per essere qui. Vi ringrazio tanto. Una delle cose che ho imparato qua, appunto, da sindaco è la quantità e la diversità dei fabbisogni. E ACAT, quando ho conosciuto la presidente, ho conosciuto questa associazione, mi ha aperto un pochettino gli occhi, che la mia conoscenza era un po' parziale. Invece ACAT è riuscita a spiegarmi come sia impegnativo, come sia variegato quel mondo, e quindi io da sindaco non posso che ringraziare per l'azione che state facendo. L'amministrazione, la mia, ma anche certamente le prossime, saranno sempre al vostro fianco. Grazie, buonasera. Grazie molte, sindaco. Chiaramente inviterei anche il vescovo Corrado Pizziolo, che ha fin da subito, non appena ricevuto l'invito, ha accolto calorosamente appunto la nostra proposta di trascorrere con noi questa serata. Vediamo, ecco. Buonasera e grazie per ospitarci. Buonasera, sono contento di vedere che c'è molta gente. Vuol dire che questo tema attira. Qualche anno fa, due anni fa, con il dottor De Itos, nostro responsabile diocesano della pastorale della salute, abbiamo fatto un incontro proprio qui in seminario, non qui dall'altra parte, dei gruppi che seguono realtà di necessità, e la cosa che mi ha molto colpito è la presenza di gruppi, l'ACAT, ma anche altri gruppi, che erano nati e agivano volontariamente, con grande generosità, proprio riguardo a questo legame con l'alcol, che è davvero un fenomeno che
deve preoccuparci. Quindi ben venga questo incontro, e il mio augurio è che anche attraverso questo incontro questo coraggio di rinascere, che è segno di speranza, che è segno di risurrezione, se ci pensate, no? È segno di risurrezione, sono caduto, ma mi rialzo, risorgo grazie a tutti gli aiuti che mi vengono offerti, e grazie anche all'aiuto del Signore, perché non dimentichiamo che questa motivazione non è secondaria. Ecco, ci auguriamo che questo possa avvenire sempre più e segnare positivamente il nostro vivere. Grazie e buon ascolto a tutti. Grazie molte Vescovo, ancora un ringraziamento penso da parte di tutti per essere qui con noi, e chiamerei ora sul palco per un saluto iniziale padre Antonio Scabio, che è il priore del convento di San Francesco di Vittorio Veneto, che in queste ultime settimane davvero si è prodigato assieme ai rappresentanti dell'Ordine Francescano Secolare e ad ACAT della Sinistra Piave per metterci tutti assieme e organizzare la serata, quindi davvero grazie. Buonasera a tutti, sono frate Antonio Scabio, appunto guardiano della Fraternità dei Frati Minori qui a Vittorio Veneto. Poi con me c'è Mauro Zoppirolli, lui è il ministro della Fraternità dell'Ordine Francescano Secolare, Giovanna Faè, che fa sempre capo alla nostra fraternità. E quindi questa iniziativa nasce in modo coniugato, diciamo. Leggo qualcosa per brevità. Siamo qui questa sera per un'idea nata all'interno della Fraternità dell'Ordine Francescano Secolare, in particolare da parte della Vice Ministra Eralda Dalmas, ecco, che ringraziamo perché è stato un po' il motore iniziale di tutto questo. Grazie Eralda. E appunto per porre attenzione a un problema sociale di grande portata e trasversale, sia in ordine all'età, sia in ordine all'appartenenza di ceto sociale, sia in ordine ai riferimenti religiosi e così via. Il problema e tutti i problemi correlati all'alcol, ecco, va a ferire un numero notevole di singoli e di famiglie, purtroppo questo lo sappiamo, o per indiretta o per diretta esperienza. E questa sera avremo modo di sentire tutta la portata di questa problematica, ma anche contemporaneamente la possibilità di percorsi di rinascita. Credo che su questo va l'accento principale. Ecco, poi i nostri amici, sia i testimoni, sia i responsabili dell'ACAT Sinistra Piave ci racconteranno. E quindi di una vita nuova che è ancora possibile, pur nei precipizi e nei baratri che la dipendenza da alcol può ingenerare nella vita personale, relazionale, familiare, e anche con un conseguente impatto nella vita sociale, pubblica e sanitaria. Credo che non resta fuori quasi nulla. E come francescani e come cristiani, avendo avuto modo di conoscere attraverso Augusta Carpenè e anche Andrea Borin, un incontro che abbiamo fatto lì in convento e che poi è stato il là per organizzare tutto questo, e la realtà dell'ACAT, quindi Sinistra Piave, ci siamo ancora più convinti dell'importanza di promuovere questa serata, per far conoscere percorsi consolidati che l'ACAT propone a tutti coloro che in qualche modo possono incrociare il problema correlato o problemi correlati all'alcol. E vedendo questa sera la vostra partecipazione, coinvolgente anche i livelli più alti, sia ecclesiali che istituzionali, con il sindaco, il vescovo, e ci sentiamo confortati a riguardo della bontà di questa iniziativa, che incontra la sensibilità di molti, di cui voi siete testimonianza, e facendo rete, dando informazioni e disponibilità competente da parte di enti e di figure professionali che a vario titolo possono offrire percorsi di aiuto, vediamo realmente possibile quello che abbiamo voluto esprimere attraverso il titolo di questa serata. Tutti insieme, mettendoci al fianco e a sostegno dei nostri fratelli e sorelle che soffrono questa forma di dipendenza, possiamo trovare e infondere il coraggio di rinascere, offrendo vie possibili e concrete per passare dal baratro alla luce e camminando insieme nella gioia
che sempre va ritrovata dentro di noi come una sorgente inesauribile di desiderio di vita, di una vita bella, di una vita dignitosa, di una vita libera, così come Dio desidera sia la nostra vita. Grazie quindi e lascio la parola a Mauro. Grazie Padre Antonio e grazie a voi tutti della vostra presenza. Anzitutto vi porto i saluti e il benvenuto della nostra fraternità dell'Ordine Francescano Secolare di Vittorio Veneto. Come Padre Antonio ha già anticipato, questa sera noi avremo l'occasione di dare uno sguardo un po' più da vicino a quelli che sono i fenomeni della dipendenza da alcol e all'impatto che questi hanno nella vita e nella socialità delle persone. No? Io però vorrei approfittare dello spazio, di questo breve saluto, per condividere con voi una piccolissima riflessione sulla modalità con cui l'ACAT affronta i problemi correlati. E questo loro approccio si basa sulla creazione di una rete di persone. E questa rete di persone si ritrovano nell'ascolto, nella condivisione, nel servizio, nel ringraziamento e nel perdono. Ecco, una comunità fondata su questi valori, l'ACAT la chiama club. Noi francescani secolari la chiamiamo fraternità ed è il fondamento della nostra vita francescana. Quindi io vi ringrazio davvero di cuore di essere qua questa sera e buona serata. Grazie molte ancora a Padre Antonio Scavio e Mauro Zoppirolli e a Eralda Dalmasso ancora una volta dell'Ordine Francescano Secolare, perché davvero insomma almeno io li ho visti lavorare in queste settimane, ci hanno messo il cuore ecco in questo evento. È bello anche quello che ha detto Mauro, no? Trovando delle similitudini fra quello che fa ACAT e quello che fa insomma il vostro ordine, cioè la fratellanza, no? È questo valore che vi unisce. E io penso che i nostri ospiti ora, in particolare i rappresentanti dell'ACAT Sinistra Piave, potranno davvero raccontarci come lavorano, come avviene l'incontro con le persone che si rivolgono ai club alcolologici del territorio e poi come davvero li guidano in un percorso che li vede rinascere. Allora io inviterei sul palco tutti i nostri ospiti, a partire proprio da Augusta Carpenè, presidente del ACAT Club Sinistra Piave, accompagnata dal vicepresidente Andrea Borin. E poi è davvero un grande piacere avere il dottor Alfio De Sandre, che invito a salire sul palco, primario del reparto di alcolologia di Auronzo, davvero fino a qualche anno fa un fiore all'occhiello della nostra sanità, di cui davvero lei potrà raccontarci. E poi ancora chiamerei Nicola Pilat, che è un amico, un autore, ormai Nicola ti chiamo autore, che in un libro bellissimo dal titolo La mia rinascita, una rinascita che è passata e che continua, che passa tuttora per i club alcolologici, lui ha raccolto, ha narrato benissimo in un libro che tra l'altro poi penso troverete, no? Sarà disponibile, se non sbaglio, Augusta. All'ingresso, un libro meraviglioso. C'è anche la sua compagna Chiara, che però fra qualche giorno cerca di resistere, almeno 10 giorni, stasera no, che come si può vedere da questo pancione, insomma manca pochissimo, fra pochi giorni darà alla luce un maschietto, di cui tra l'altro troviamo anche traccia nel tuo libro, e quindi più tardi Chiara, tu che sei stata molto vicina a Nicola nel suo percorso, magari scenderò, ti darò il microfono, non ti faccio venire qua sotto i riflettori, se no va bene. E poi chiamerei anche Marta Zanette, servitrice insegnante dell'ACAT Club di Vittorio Veneto, un applauso anche per lei, che so che molto vicina, no, io mi metto qua, sto qua, vicino alla via di fuga.
No, no, tu invece stai lì, no, non fuggire, io posso, voi no. Voi dovete, avete tante cose da raccontarci. Augusta, io partirei proprio da te. Allora, ACAT, noi che un po' ci conosciamo sappiamo bene, no? Come funziona, cos'è. Se vuoi fare un saluto, poi so che Andrea ha preparato una presentazione molto efficace sulla vostra associazione, come lavora. Allora, intanto buonasera a tutti. Io sono molto felice di essere qua questa sera con tutti voi per presentare il percorso, no, che abbiamo fatto. Io sono Augusta Carpenè, sono un servitore insegnante dall'86, quindi ho conosciuto i club molti anni fa e sono ancora in questo percorso. Sono da un po' di anni anche presidente dell'associazione e quello che cioè mi stimola e mi fa così rimanere in questo cammino, diciamo, è la bellezza di vedere le persone, le famiglie rifiorire dentro quello che facciamo settimanalmente con le famiglie che facciamo settimanalmente dentro i nostri club, che sono il cuore, diciamo, della nostra associazione. Sì, noi lavorano anche con un metodo molto particolare. Lavoriamo con un metodo, poi magari presenterò il metodo, certo. Così vedono come si può, insomma, ecco, certamente fare. Anche come si applica non solo alla dipendenza dall'alcol, certo. Ma molto altro. Sì. Andrea Borin, ecco, tu che l'ACAT, sì, la vivi, la frequenti, come lavora e cos'è, insomma, presentiamo questa famosa ACAT che non conosce nessuno, purtroppo. Allora, ACAT è un'associazione di volontariato che è nata nel 1990. Come tutte le ACAT d'Italia, è nata dalla necessità di coordinare i club, perché i club sono nati molto prima, come dal professor Udoli. Sono nate queste associazioni con la necessità, appunto, di coordinare e armonizzare il lavoro dei club. ACAT Sinistra Piave in particolare opera nelle zone di Pieve di Soligo, Conegliano e Vittorio Veneto, e dei club parleremo ampiamente dopo, quindi non mi soffermo sul metodo o su come ci si incontra, però sono gruppi, appunto, di famiglie che hanno affrontato o affrontano ancora problemi alcol correlati, si incontrano una volta a settimana per un'ora e mezza e così. L'ACAT, appunto, utilizza un approccio sistemico per sensibilizzare le comunità sui problemi alcol correlati, gioco d'azzardo, uso di sostanze, mettendo comunque sempre al centro la persona. Quindi questo è sempre il nostro focus. E per fare questo, ACAT, come tutte le ACAT, si muove in tre fronti principali. Uno è, appunto, il coordinamento dei club, il secondo è la promozione della salute nella comunità, e il terzo è il lavoro di rete e advocacy. Per quanto riguarda la promozione della salute, cerchiamo di organizzare, come stasera, degli incontri pubblici aperti alla comunità, oppure degli incontri mirati, quindi ad esempio nelle scuole, che è una scuola, quest'ultima è una cosa che ci sta molto molto a cuore, perché, come sapete, l'età del primo consumo o il consumo abituale di alcol si sta sempre abbassando, sempre di più negli ultimi tempi, e con questo si sta portando dietro molti problemi nel breve periodo, le famose stragi del sabato sera, o anche problemi a lungo termine, con i danni alla salute irreparabili, come i danni neurologici, perché una persona che non è piena, dopo ci sarà anche Alessandra che ci spiegherà, una persona che non è pienamente formata o maturata, il consumo di alcol è veramente dannoso. E, per il lavoro di rete, invece, lavoriamo a stretto contatto con i SERD, quindi i servizi per le dipendenze, però cerchiamo di collaborare anche con tutte le realtà associative o istituzionali che possano aiutarci a organizzare o a sensibilizzare in modo più concreto la comunità. Un esempio è questa sera c'era Eralda, che conosceva l'ordine francescano secolare, e ci siamo messi in contatto, ci siamo conosciuti, abbiamo trovato molte cose in comune, come è stato detto,
ed è venuta fuori questa serata. E per quanto riguarda l'advocacy, che è una parola, un parolone che purtroppo non ha un corrispettivo in italiano, è quell'insieme di azioni volte a portare una certa idea, a difendere una certa idea, un certo interesse. E noi come ACAT, come club, cerchiamo di vigilare sulla comunità, su quello che ci circonda. Se vediamo che c'è qualche evento, qualche iniziativa che va contro il nostro concetto di salute, contro il nostro metodo, il nostro approccio ecologico, cerchiamo di intervenire con una sensibilizzazione più mirata. Mari, prima di lasciare la parola ad Augusta, che ci spiegherà un po' l'approccio ecologico-sociale, come viene applicato anche nel mondo dei club, visto che a me piacciono i numeri, ve ne do due sul mondo dei club. Noi come H Sinistra Piave coordiniamo circa 16-17 club in queste zone che vi ho detto. Come ACAT facciamo parte dell'ARCAT Veneto, che è l'associazione regionale dei club del Veneto, appunto, che accoglie 30 ACAT in tutte le province e più di 300 club. A livello nazionale invece esiste l'AICAT, che è l'associazione italiana dei club, che raccoglie quasi un migliaio di club da tutte le regioni. Quindi potete capire che le famiglie che stanno seguendo questo percorso di sobrietà sono migliaia in tutta Italia. E concludo dicendo che come associazione e come sistema dei club cerchiamo di dare a queste famiglie tutti gli strumenti possibili e necessari per poter riappropriarsi di quel futuro che hanno rischiato di non vedere e di avere il coraggio di rinascere. Grazie. Grazie Andrea. E Augusta, questo metodo che so che a te sta molto a cuore, perché quando Augusta parla del metodo Udolin ha gli occhietti a cuore. Perché l'ho conosciuto. Grazie Rossana. Allora sì, vi parlerò del nostro metodo. Il nostro metodo è l'approccio ecologico-sociale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è l'applicazione dei principi ecologici alle relazioni umane. E anche metodo cosa vuol dire? Dal greco antico meta, via, e odos, cammino, no? Quindi siamo sulla via, in cammino, con questo metodo. Questo mi piace molto. E, diciamo, chi è che ha ideato questo metodo? È stato il professor Udolin. Lui era uno psichiatra della ex Jugoslavia. Io ho avuto la grande fortuna, no, di incontrare quest'uomo, veramente, di una capacità intellettuale, scientifica molto grande, però anche con un grande cuore. E penso che anche Alfio, no, l'ha conosciuto, quindi siamo stati fortunati in questo. Lui ancora ha intrapreso, diciamo, questo percorso e ha scelto, diciamo, probabilmente perché ha avuto il papà con un problema alcol correlato, che è morto giovane, e poi la sua scelta di studi chiaramente è stata questa. Ha ideato questo metodo e ha cominciato a Zagabria, dove lui era primario della clinica psichiatrica, nel 1964 a fondare i primi club. Poi per vicinanza, insomma non sto qui a raccontare perché la storia sarebbe molto 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 lunga, nel 1979 sono iniziati i primi club da Trieste, quindi la vicinanza all'ex Jugoslavia, famiglie che avevano problemi, che avevano sentito di questo dottore che faceva, insomma, questo percorso, sono andate ed sono partiti i primi club a Trieste. Tuttora in Italia, come avete sentito Andrea, no? Siamo sul migliaio di club in tutta Italia. E allora, cosa si tratta? No? Cosa tratta, diciamo, l'approccio ecologico-sociale? L'approccio ecologico-sociale è centrato sulla famiglia e sulla comunità.
che sono considerate non oggetto di cura, no? Ma delle risorse per la promozione e protezione della salute. Diciamo che il perno, il cuore, diciamo, di questo percorso sono i club. I club sono una strepitosa esperienza di complessità umana e anche di vita, no? Noi lo vediamo tutte le settimane dentro i nostri club che frequentiamo. Dunque, l'approccio ecologico-sociale, diciamo che legge i problemi in chiave sistemica, cioè in varie sfaccettature, no? Non si ferma solamente a quelle che sono le malattie o i problemi fisici, ma anche i problemi psichici e anche e soprattutto i problemi sociali. Diciamo che non si parla di una malattia, ma di un comportamento che sono legati a diversi fattori sotto la spinta generale della cultura sanitaria e anche della cultura della nostra comunità, no? Come diceva prima, la difficoltà magari di parlare di queste problematiche dove c'è la cultura del bere chiaramente ci pone un po' di difficoltà, ma vogliamo, noi sappiamo, no? che queste problematiche e il bere ci fanno vedere un aspetto, però dobbiamo vedere anche l'altro aspetto della medaglia di queste problematiche. Sappiamo che la nostra cultura è una cultura che celebra ed incentiva il consumo di alcol, no? Minimizzando i rischi, però come avete sentito, no? Ci sono per i nostri giovani, no? la causa di morte dei nostri giovani tra i 18 e i 28 anni, la prima causa di morte sono gli incidenti stradali. E quindi la nostra cultura attribuisce, no? Attribuisce i problemi solo a chi è capace di controllarsi, no? Di non controllarsi, e pertanto di colpevolizzare, no? E di emarginare e di curare, tra virgolette. Poi su questo campo penso che il dottor De Sandre è più bravo di me. Udoli ritiene che i problemi legati al consumo di alcol riguardino tutta la popolazione e che le situazioni gravi costituiscono solo la punta di un iceberg, l'estremo di un continuo di cui tutti noi facciamo parte, no? Per ridurre, diciamo, i problemi alcol correlati, pertanto è necessario ridurre il consumo di alcol di tutta la popolazione, e questo significa sensibilizzare. Questa sera siamo qui tutti quanti per sensibilizzare le persone che sono state coinvolte da tutti noi. Stimolare anche ad una maggior consapevolezza di un cambiamento di una cultura nostra esistente che Udolin chiamava la spiritualità antropologica della nostra comunità. Diciamo che l'approccio ecologico-sociale propone una nuova cultura, che è una cultura dove l'importante non è l'alcol, ma la persona. Quindi si mette al centro la persona. Una cultura dove non ci si ferma al problema, ma si pensa alla vita. Se penso alle persone quando smettono di bere, quando magari hanno fatto un po' il cammino, la cosa che dicono molto, molto felicemente, no? Che hanno riscoperto la voglia di vivere. E questo è molto bello, no? Le persone da problema diventano risorse. Udolin ci diceva sempre che dove ci sono i problemi ci sono anche le risorse per risolvere i problemi. E quindi abbiamo visto dentro il nostro percorso, no? L'auto mutuo aiuto, quindi persone che hanno fatto un certo cammino che poi danno la mano ad altre persone che sono in difficoltà. Dove non ci sono etichette, no? E dove tutti possono cambiare. Sappiamo che se diamo la possibilità alle persone di fare un cammino, possono cambiare. E questo poi vedremo dalle testimonianze. Dove si coltivano i veri valori, no? I valori dell'amicizia, della solidarietà, dell'amore, no? Dell'amicizia vera, non le amicizie che magari incontriamo fuori che hanno solo degli interessi. La solidarietà, l'aiuto uno con l'altro quando uno è in difficoltà, e dell'amore, cioè il volersi bene veramente. Dove si coltivano le relazioni?
Cioè chi si impara, no, dentro il nostro percorso a ricostruire le relazioni. E fatto questo, vediamo che le persone hanno voglia di impegnarsi anche per gli altri. Dove si va oltre la cura e dove ci si impegna a diventare cittadini attivi e responsabili. Dove si trascende il passato, no? Si lavora sul qui ed ora. Quello che è passato, non possiamo modificarlo, no? Lavoriamo sul presente e ci proiettiamo verso il futuro. Dove stare tutti assieme ci dà anche la forza di continuare e dove si crede nell'interdipendenza, no? Dove tutti siamo nella stessa barca. Quindi possiamo dire che l'approccio ecologico-sociale mette al centro la persona, la famiglia, la comunità, riconoscendo il problema alcol e i problemi complessi senza identificare le persone con i propri problemi. Il centro dell'approccio ecologico-sociale è proprio il cambiamento, che è il concetto centrale, no, per quanti fanno parte di questo sistema. Il cambiamento avviene, noi diciamo, all'inizio magari qualcuno entra, diciamo, spintaneamente e poi diciamo c'è la conta dei giorni, no? C'è l'astinenza e poi c'è, diciamo, il cambiamento avviene, no? Nella scelta dall'astinenza alla sobrietà. Questo cambiamento avviene perché all'interno dei nostri gruppi che facciamo promuoviamo e offriamo la promozione di legami e questo accompagna il cambiamento. In una prospettiva, no, antropologica spirituale, che non è altro che la consapevolezza dei propri sentimenti, dell'amore, dell'amicizia, della solidarietà, della corresponsabilità nelle nostre relazioni. E questi cosa sono se non aspetti della nostra vita spirituale? No? Sono i nostri sentimenti, i nostri valori che andiamo a recuperare. Allora vado verso la conclusione. Allora, l'esperienza udoliniana non è fine a se stessa, no? Ma va oltre il valore umano ed antrospirituale, oltre che scientifico. Ecco, anche qua questi sono due momenti molto importanti nel nostro percorso di formazione. Abbiamo il momento scientifico, che è il congresso che ogni anno si fa e si tiene nelle nostre, ogni anno cambia di regione in regione, quest'anno l'abbiamo in Veneto, l'abbiamo ad Abano Terme. E poi abbiamo l'altra parte molto importante, il valore umano spirituale, che è il nostro congresso di Assisi, che viene tenuto ogni anno. Quest'anno abbiamo fatto il 32esimo congresso, dove il titolo era Grati, Resistenti e Giusti, per un umanesimo fraterno. Abbiamo già il titolo anche del prossimo anno, che sono Le ragioni della speranza, quindi bellissimo titolo anche per il prossimo anno ad Assisi, e questi sono questi due momenti molto importanti. In essa diciamo che le famiglie trovano, le famiglie ma anche i servitori insegnanti, no, che ognuno di noi ha fatto la sua formazione, trova nel senso di un lavoro che partendo dall'affrontare le difficoltà consente di impegnarsi nel produrre una migliore qualità della vita nelle nostre comunità locali in cui apparteniamo e questo non va altro che in direzione di un bene comune. Si tratta di una visione innovativa, svettante ed aperta alle grandi sfide del nostro tempo che a partire dalla sofferenza radica il proprio operare su solide e imprescindibili basi esistenziali ed anche di esperienza, quindi se pensiamo che dal 79, dove sono nati i primi club, sono già passati 45 anni, quindi abbiamo 45 anni di esperienza in questo percorso. Io direi che il coraggio di osare, no, all'interno delle nostre imperfezioni ci sprona verso nuovi lidi riprendendo le mani un vocabolario che è antico, che attraverso la semplicità afferma e comprende la complessità. La semplicità del club ci fa comprendere la complessità, no, della persona, della famiglia e delle nostre comunità. E questo certamente ci stimola ad andare avanti.
E infine, cosa volevo dire? Che ogni ramo, leggero e dolente, annuncia il colore, no? Sappiamo che sotto ogni ramo poi alla fine compare il colore che è la bellezza, no? della persona e delle famiglie con cui lavoriamo. E quindi, infine, un buon cammino tutti assieme, a tutti noi, alle nostre famiglie e alle nostre comunità, come abbiamo saputo, no? Grazie mille a Augusto e Andrea che ci hanno fatto proprio un quadro impeccabile di quello che è Acat. Marta Zanette, che vorrebbe fuggire, vuole fuggire più o meno da un quarto d'ora, però insomma, te tocca. Giustamente, Augusto e Andrea, questa associazione va avanti perché ci sono dei volontari, no, che una volta a settimana si tuffano in questa complessità umana con una grande capacità di ascolto, e anche al termine di un percorso di formazione, perché non dimentichiamo che ACAT offre questi percorsi di formazione per approcciarsi a chi ha problemi alcol correlati, e fra questi volontari c'è anche Marta Zanette, in rappresentanza dei tanti volontari, no? Che una volta a settimana, giusto? Sì, corretto? Sì. Si riuniscono nel club con le persone che hanno già superato la loro dipendenza dall'alcol, ma anche con persone che, come dire, arrivano magari che arrivano, per la prima volta ancora non hanno sviluppato l'astinenza, no? Esattamente. Sono in una fase in cui stanno ancora pensando cosa fare, no? E quindi il club è il primo luogo in cui magari trovano persone che sono più avanti nel percorso e quindi possono essere da supporto anche nella prima scelta di magari andare al SERD per la prima volta e farsi seguire da dei professionisti. E come funziona, Marta? Vedo che ti sei presa anche degli appunti, no? Per raccontarci la tua esperienza. Beh, visto che Augusta ha già spiegato benissimo il metodo e anche l'esperienza... Non te la cavi così. Allora io posso tranquillamente parlare della mia personale esperienza. Certo. Beh, io personalmente lavoro in Caritas diocesana, qui a Vittorio Veneto, come psicologa, e qui c'è il mio direttore che ringrazio di essere qui. Vabbè. Diciamo sì. Don Andrea Forest. Mi scuso, mea culpa, ti ridò subito la parola. Accecato, non avevo visto l'assessore sì. Antonella Uliana, pardon, la vedo adesso. Grazie per essere qui. E io ho conosciuto per la prima volta l'ACAT meno di 3 anni fa, perché da una persona che è qui presente e che è del mio paese, mi ha chiesto se volevo partecipare a questo corso di sensibilizzazione che stavano organizzando al Castello del Vescovo nel 2021. E io, attirata dai crediti ECM, anche, diciamo, e non avendo neanche una mezza idea di che cos'era l'ACAT, perché anche se avevo studiato psicologia non ne avevo mai sentito parlare, curiosità. E quindi ho fatto questo corso che è stato veramente tosto, e quella volta il direttore era il dottor De Sandre, che quindi sono tanto felice di rivedere stasera. è stato intenso e impegnativo, però mi ha messo in gioco molto e mi ha fatto assaggiare il metodo, o comunque l'approccio di Udolin, quello per cui non ci sono esclusivamente lezioni frontali, ma qualunque cosa che viene portata come formazione in formazione viene poi elaborata e rielaborata, condivisa nei gruppi, e questo è una cosa che mi è piaciuto fin da subito. Bon, poi, finito questo corso, mi hanno chiesto se volevo fare la servitrice insegnante, e lì, pur con i miei dubbi, perché comunque io, come sono fatta come persona, qualunque cosa che sia
che sembra un impegno che dura del tempo, molto tempo, mi spaventa, come tipo adesso, che vorrei essere altrove, ho accettato e quindi ho conosciuto il Club 127 e ho iniziato a seguirlo e lo sto facendo ancora. E saluto tutti quelli del mio club che sono qui, tra cui c'è anche Nicola. Spiego un po' cosa facciamo. Sì, come serata. Allora, cosa succede nel club? Nel club, usualmente, ci troviamo e ci sono tipo dei vari ruoli che sono a rotazione. E adesso consulto gli appunti. Per esempio c'è il presidente che ho l'onore di avere qui alla mia destra e noi non abbiamo solo il presidente ma anche la first lady che è Chiara e il ruolo del presidente è un po' quello di tenere i contatti tra il club e l'ambiente più ampio della CAT Sinistra Piave, quindi partecipa alle riunioni che fanno tutti i presidenti mensilmente. Poi ci sono vari ruoli, come il cassiere, perché la CAT si autosostiene con le offerte che fanno gli stessi membri, per cui c'è da amministrare un po' quello che si raccoglie. Il segretario che tiene la conta dei giorni di astinenza, però la chiamiamo meglio sobrietà, delle persone che partecipano. E poi c'è il verbalista, che è quello che scrive ogni volta il diario, e questa rotazione ogni volta, quindi ogni serata c'è una persona diversa che poi si porta a casa il diario, scrive un po' il resoconto, ma non solo, è una cronaca, è più la sua interpretazione o quello che lui ha provato durante l'incontro, che rilegge la volta successiva ed è la base di partenza per poi condurre la serata, perché chi ha scritto il diario poi è il conduttore della serata. Sto andando bene? Sì. Ok. Sì. Voi sentite là in fondo? Sentite? Ok. Allora, il servitore insegnante, a me già il nome mi mette in imbarazzo, perché sul servitore ci posso anche al limite stare, ma insegnante è una cosa che proprio, cioè, non mi sento, come dire, pronta. Sì, nel senso che io non ho nulla, ho il senso di non avere nulla da insegnare alle persone che partecipano al mio club, perché penso e ho sperimentato che sono loro i maggiori esperti di loro stessi, delle difficoltà che hanno vissuto e che magari continuano a vivere, per cui sono loro i protagonisti del club. Se un ruolo posso avere, è cosa? Ok. Di essere un po' a protezione dei membri, nel senso che siccome il metodo è anche quello che ritengo io come importante come potere terapeutico e riabilitativo di questo metodo è la relazione tra le persone e tra le famiglie, per cui protezione significa osservare se nel loro interagire tra di loro e anche con me evitino di ferirsi o di farsi del male ma questo è capitato veramente poche volte ed è per questo che io sono molto silente durante il club e anche perché il fatto di osservare soprattutto e di ascoltare mi permette di sperimentare proprio la forza del gruppo. Cioè, mentre in altre attività che magari faccio sono più attiva nel fare gli interventi con le persone, qui vedo che magari quando mi viene in mente qualcosa da dire già c'è qualcuno che lo sta dicendo anche meglio di me perché è più efficace, perché magari conosce meglio l'altra persona a cui lo dice, no?
E soprattutto mi sembra di capire un ambiente completamente non giudicante, che insomma non è facile ricrearlo, no? In un contesto dove purtroppo tutti noi viviamo, che al contrario è molto giudicante, molto basato sulla performance, devi essere bravo nel lavoro, una mamma o un papà perfetto, tutto perfetto. Invece in questo spazio si sospende il giudizio e ognuno può, come dire, raccontarsi ad armi deposte, no? Diciamo. Sì. Dico più niente, basta, non ti interrompo più. Io fin da subito mi sono sentita molto a casa, in modo anche sorprendente per me, perché non immaginavo di sentirmi così bene dopo poco tempo. Ed è proprio perché nel club ognuno può esprimersi per quello che è e anche poter trovare un luogo di accoglienza nel momento in cui esprime anche le cose più difficili da dire magari. Poi magari torniamo anche da te, ma torniamo da tutti voi. Adesso vorrei passare la parola al dottor Alfio De Sandre, un nome che molti di noi conosciamo, già primario del reparto di alcolologia di Auronzo. Dottore, un pochino presentarla, cioè è un piacere, ma fa anche un po' male il cuore, perché arriva, il pensiero va ad un polo d'eccellenza che adesso ci è sfuggito, insomma non abbiamo più, è lì chiuso ed è un grandissimo peccato, perché Auronzo sappiamo che di lì sono passate non so neanche quante migliaia di persone dagli anni 80 quando aprì quel reparto, da cui venivano da tutto il mondo. Ecco, tutto il mondo ce lo invidiamo, tutta Europa almeno. L'Italia. Tutta Italia? Ma io faccio la giornalista e quindi di mestiere un pochino esagero. E tanti trevisani, ecco, io partivo alla grande, però comunque insomma davvero un polo d'eccellenza. Posso interromperla? Quando vuole. Mi ha stimolato da tutto. Allora una volta, tanti anni fa, mi telefona una signora da Stoccarda, in Germania, e mi parlava italiano con un accento tedesco ma molto bene, e mi dice: ah, sono un alcolista, sono un insegnante. Aveva conosciuto qualcuno probabilmente italiani su magari una gelateria e così, e mi diceva: e ho sentito parlare, vengo a farmi ricoverare da lei. E mi dice: però siccome io non viaggio in macchina e non viaggio in pullman eccetera, desidero che ci sia un aeroporto lì vicino dove posso andare. Ho detto: guardi, trovi un posticino vicino a Stoccarda che insomma è meglio. Scusi, no, dottor De Sandre, prima di passare alla sua esperienza, avrebbe un dato da darci su le proporzioni anche del fenomeno della dipendenza dall'alcol? Stiamo sottovalutando qualcosa, soprattutto quando si parla insomma di dipendenza dall'alcol nella fascia più giovane di popolazione? Lei ha qualche cifra da darci? Cifre precise non ve le ho portate, però è evidente che in questi ultimi anni la situazione è peggiorata, ed è peggiorata soprattutto con i giovani. Adesso, quando non si sa poi cosa dire, il Covid ha scombinato, ma insomma magari centrerà un pochino, perché sicuramente le relazioni, no, tra le persone, nelle famiglie, nelle comunità sono state messe a dura prova, no, durante la pandemia. Però l'utilizzo dell'alcol in modo problematico e insieme a altre problematiche di tipo comportamentale, soprattutto dei giovani, è evidente che sono in aumento, e quindi la complessità è aumentata, ed è per questo che fa, lei diceva, ma a me anche, io provo una grande tristezza
a pensare, io ci vado tutti i martedì ad Auronzo perché vado a operare un po' nel SERD e vedo il quarto piano storico dell'ospedale che è ristrutturato e che è vuoto, è terribilmente vuoto. E penso, ogni volta, penso alle migliaia di persone che sono passate di là. Dall'83, dall'ottobre dell'83, in tutti questi anni, io così a spanne credo che non meno di 10.000 persone abbiano potuto in qualche maniera sperimentare la possibilità e in un contesto comunque di protezione, sperimentare la possibilità di una vita diversa. E questa cosa era una, questa esperienza era fin dall'inizio una grande novità per il panorama sanitario italiano, perché l'unica esperienza simile era quella che descriveva Augusta. Tra parentesi, se qualcuno ha registrato l'intervento di Augusta, no? Io penso che sarebbe una lezione magistralis da portare veramente in un contesto universitario. E lo dico perché i contesti universitari non sono così alti quando affrontano questi argomenti. Io ricordo, non so se il mio direttore, il dottor De Tos, ricorda, ma in 6 anni di medicina a Padova, quando mai abbiamo sentito parlare di certi problemi e cosa fare con certi problemi? Io mi ricordo che c'era il professor Naccarato, che era il gastroenterologo, che ogni tanto tirava fuori qualche cosa, ma era l'unico, per dire una latitanza totale. Ecco perché mi è piaciuto molto quello che hai detto, Augusta, sei stata veramente bravissima. Tornando a noi, è veramente un peccato, no? È una tristezza e anche uno spreco di risorse vedere che ci sarebbe la possibilità, no, di intervenire. Chiaramente non stiamo pensando a un intervento risolutivo per le milioni di persone che in Italia hanno comunque un legame problematico con l'alcol, perché stiamo parlando di milioni, non stiamo parlando di poche centinaia o poche migliaia, no? E non è la soluzione naturalmente di tutti i guai, però è un qualche cosa che ha dato e poteva ancora dare la possibilità alle famiglie di affrontare la vita in un modo diverso, perché la possibilità c'è. Naturalmente il tutto poteva funzionare ed ha funzionato fin dal primo giorno, fino dal 25 ottobre dell'83, che era data ufficiale dell'apertura dell'alcolologia di Auronzo, in collaborazione con il club, perché questa è stata la spinta. Udolin, quando è venuto in montagna dalle nostre parti, ha gettato questo seme. Insomma, io ricordo che ho fatto il corso di sensibilizzazione, sai? L'ho fatto a Padova, e a me quello lì non mi era mica piaciuto tanto. Sai? Professor Udolin diceva, ma da dove viene questo qua? Dice, sì, cosa vuole, insomma. Eravamo nelle aule della psichiatria, mi ricordo, della clinica psichiatrica, e dicevo, ma non so. Però c'era con lui anche persone che mi erano piaciute molto. C'era il professor Devoto, no? Che era uno psichiatra di Firenze. C'era il professor Troncoso, uno psichiatra cileno rifugiato in Italia. E c'era soprattutto la Slavica Jauk, che era l'assistente sociale del professor Udolin a Zagabria, nella clinica Stojanovic, e io, devo dire, una signora veramente di grandissima cultura, ed è la persona che mi ha toccato. Non Udolin, non Visnia, eccetera, ma la Slavica, sì. Ho pensato, insomma, che forse nella mia formazione professionale, insomma, che questa cosa ci stava. Perché? Perché ognuno di noi, naturalmente, quando fa delle scelte di vita e professionali, un qualche cosa della propria storia personale la mette dentro. Ed è magari più o meno consapevolmente, magari a distanza di tanto tempo noi riconosciamo cosa
cosa magari ha significato. Per esempio, a me dopo tanti anni mi è stato forse chiaro il perché a un certo punto io ho voluto fare una scelta di questo tipo, cioè occuparmi, diciamo, l'alcolologo, che poi è una definizione così che ha a che vedere con l'alcologia, ma insomma non è esaustivo come termine, un'esperienza personale, familiare. Io forse l'ho raccontata a Longarone per la prima volta, forse chi c'era magari l'avrà sentita, ma magari altre persone che non c'erano, mi va di raccontarla, di dirla molto brevemente. Era la sera del 4 novembre del 1966, provincia di Belluno era l'inferno, perché c'era la più grande alluvione capitata da secoli. C'era veramente una situazione molto, molto difficile. In quel giorno, in quella notte, ci sono stati 38 morti in provincia di Belluno, ma l'abbiamo saputo dopo, con tanti disastri. E io quella sera sono stato invitato, anzi non invitato, mia mamma, che era una persona piuttosto direttiva, che ha detto, guarda, il papà non è tornato a casa stasera, e bisogna che vai a vedere dov'è. Perché qua è una situazione molto molto difficile. E io ricordo che con un mio fratello più grande, io avevo 12 anni e mio fratello 16, e siamo usciti, c'era tanta pioggia, tranne eccetera, insomma, e siamo riusciti a trovare nostro padre, che era in condizioni di non poter tornare a casa insieme a altri 4-5 compagni di serata, spaventatissimi, perché fuori c'era l'inferno, naturalmente alterati dall'alcol, non in perfette condizioni anche fisiche, non solo psichiche, spaventati. E ricordo che comunque io e mio fratello, a braccetto con il nostro papà, e l'abbiamo ricondotto a casa. Io poi questa cosa qua non so più dato, sapete, un ragazzo di 12 anni cosa può pensare, no? Di aver avuto una grande responsabilità e di aver ubbidito a un'indicazione, no? Poi col tempo ci si torna sopra, ci si ragiona, no? Ci si dà anche delle spiegazioni e ci si arrabbia anche con chi ha dato questa indicazione eventualmente di fare, insomma, perché forse a 12 anni magari non era il caso, però io l'ho vissuta e l'ho introiettata come un atto di grande responsabilità. E questo termine, questa responsabilità, caspita, ha condizionato, come dire, e ha contrassegnato anche poi la mia vita sia personale che professionale. E le cose si sono naturalmente intrecciate. Devo dire che ho un legame particolarmente caldo e forte con questo posto, perché questa sera poi ho ritrovato molte persone dopo tanto tempo, anche il mio direttore ultimo, dottor De Tos, naturalmente. Credo che il vescovo era al corso che ci ha dato il benvenuto al corso al castello, vero? Sì. Alla fine, ecco. E soprattutto devo dire le tante persone che io ho conosciuto in questi anni ad Auronzo e poi nei club qui, quindi ho un legame particolarmente forte. E c'è anche un aspetto personale, Augusta lo conosce bene, perché Augusta ha conosciuto prima di me una ragazza che poi a un certo punto è diventata mia moglie, vero? Adesso è ex moglie. È stata la mia prima insegnante, sì, diciamo. Però gli ho fatto uno sgarro a Augusta, perché a un certo punto ci siamo separati io e Donatella, insomma, perché non mi sopportava più praticamente. Sì. E questa ragazza, che giovane psicologa, che era di San Giacomo di Veglia, sì, credo che sia da queste parti, vero? Sì. Ha conosciuto Augusta nel primo club, qui a Vittorio Veneto, 1985, giusto? Fine 85. Perché sì. Donatella mi ha sempre detto 85, sì. Per dire... Sì, si va in di quanti, vero? Quante cose si intende. Certamente. Certo. E un'altra cosa che questa sera, vedendo molti religiosi, francescani, che legame forte ho io con
questi aspetti, non vorrei dimenticare di dirvi che io non sono credente, ma ho amici e sento veramente una grande emozione tutte le volte che sono andato ad Assisi. Ricordo la prima volta nel 93, a un certo punto Udoli, il professor Udoli mi dice lei deve venire a Padova, c'è, com'è che si chiama la sala lì, c'è una sala del Sacro dei Francescani a Padova, come si chiama? È una sala lì a Sant'Antonio praticamente. A Sant'Antonio? Come? Al convento Sant'Antonio? Sì, ma c'è una sala che ha un nome particolare, una bella sala di tipo romanico, abbastanza spoglia. Sala capitolare. Non mi ricordo più. E deve venire lì, deve fare un intervento perché ho deciso di iniziare, no, questo discorso che poi sarebbe diventato tutto il ragionamento sulla spiritualità antropologica. E dico, professore, guardi, io sono ateo, cosa ci vengo a fare in quel posto lì? Lei deve venire, è molto democratico, naturalmente, sempre. Lei deve venire e parlerà della sua esperienza. E parlando della sua esperienza professionale, lei ci introdurrà, anche contribuirà a introdurci su questo aspetto, su questo ragionamento. E ho cominciato a ragionare un po' in questi termini e ho anche un po' imparato che un conto sono, come dire, gli aspetti che riguardano la religiosità e altro conto che uno può avere o non avere e altro conto sono quelle cose che appartengono a tutti gli umani e che sono i valori fondamentali, no, della vita, l'amicizia, l'amore, la solidarietà, la condivisione, il non giudizio. Il non giudizio è fondamentale nel lavoro del club perché è la cosa che permette alle persone di cominciare a fidarsi di chi è vicino, perché fidarsi è un aspetto estremamente importante. Io dovevo parlare delle magagne e dei guai, però ho preferito innanzitutto parlare di poi se volete parlo anche delle magagne, ma c'è anche la possibilità di affrontare le magagne naturalmente prima possibile e cercare anche di risolverle. Quello che io mi preme sottolineare è che un approccio, come posso dire, strettamente medico, sanitario e basta, no? non risolve il problema. Sì, noi no, per tanti anni, anche in passato, ospedali super attrezzati hanno ricoverato migliaia di persone con malattie gravi, patologie importanti correlate all'uso dell'alcol, ma e poi finiva lì. Poi le persone venivano dimesse e dopo un po' tornavano. È quello che Udolin diceva, la porta girevole, vero, c'era anche un'immagine molto forte, la porta girevole degli ospedali. Si entra e si esce, si entra e si esce. Naturalmente ogni volta che si esce si sta un po' meglio, ma ogni volta che si ritorna si sta molto peggio. Anche perché, dottore, ascoltando queste parole mi viene in mente, poi passeremo anche la parola a Nicola, che mi ha spiegato bene qualche tempo fa, mi ha detto si può rimanere sobri anche per 20-30 anni e poi un giorno dici vabbè non bevo da 30 anni, perché non bere un goccetto di birra? Cioè è incredibile come nella testa di chi ha avuto una forte legame con l'alcol davvero basti pochissimo per tornare indietro di 30 anni, estremizziamo e bere con gli interessi. Cioè, quindi c'è veramente... bisogna in qualche modo convivere con questa cosa, no? E essere sempre pronti ad affrontare il pericolo che possa in qualche modo presentarci la trappola. È chiaro che per le persone che nella loro esperienza di vita hanno sviluppato questo legame, no? Come dire, smettere è abbastanza semplice, continuare. Come dire, a smettere, significa avere la possibilità di cambiare e di avere un atteggiamento diverso nei confronti delle persone che si ha intorno, degli aspetti della vita, delle difficoltà, eccetera.
credo che io nella mia esperienza di 40 anni insomma di questo lavoro, io ho sempre, non ho mai taciuto di dire alle persone, alle famiglie, guardate che la ricaduta non è la tragedia irreparabile, ecco, perché questo aiutava poi le persone a riprendere, come dire, con fiducia, anche se prostrati dalla frustrazione, dalla rabbia, dalla vergogna, eccetera. È chiaro che se si sottolineano questi aspetti, uno non si rialza più. È importante allora dare dei segnali e degli incoraggiamenti che si può riprendere in mano. Un aspetto importante è quando ognuno di noi riconosce che ci sono dei lati oscuri nella propria esistenza, di ognuno di noi. Ci sono delle zone d'ombra, ci sono dei lati oscuri e bisogna riconoscerli, e nel momento in cui si riconoscono e si ha consapevolezza di quello che ognuno di noi ha, è facilitato anche il confronto, il rapporto interpersonale con le persone che partono dal presupposto magari di essere brutte, sporche, cattive, come si diceva una volta, insomma, no? Fatte male, vissute malamente, eccetera. Nel momento in cui questo messaggio è condiviso, io credo che cambia anche il paradigma, cambia anche la possibilità di intervenire. Queste zone buie, queste zone d'ombra che ognuno di noi ha. Nicola, tra l'altro noi attraverso l'ACAT, no, questa cosa la racconto, il libraio della mia città, Pieve di Soligo, un giorno mi dà in mano questo libro e mi dice: ma Rossano, tu che sei sempre alla ricerca di belle storie, di rinascita, tieni questo libro, leggilo, è di Nicola, di questo ragazzo di Follina, sai, giusto? Di Follina, Nicola, e c'è anche il suo numero di telefono segnato, chiamalo. Io leggo, poi lo chiamo ed è lì, ormai, quando è stato un anno fa, ormai sì, è nata un'amicizia. Ti ho conosciuto che eri ancora con Chiara, che insomma ancora prima che ci fosse questo meraviglioso progetto, quindi questa tua rinascita in qualche modo ci ha fatto incontrare, ma ha fatto incontrare anche noi questa sera, no? Perché un pochino poi dal nostro incontro è scaturito l'incontro con Eralda e con Augusta. E una sera tu mi hai detto: da un lato io ringrazio la mia esperienza, perché, per quanto dolorosa, perché mi ha come sbattuto in faccia una gigantesca porta, no? E lì ho dovuto affrontare tutti i miei vuoti, tutte le mie zone d'ombra. E tu sei grato di questa tua esperienza di ex alcolista che ha avuto anche una ricaduta, quella di cui parlava molto bene prima il dottor De Sandre, e proprio in quel momento della ricaduta tu ti sei ritrovato, hai ritrovato un coraggio che non pensavi di avere, perché a volte, no, in questi momenti bui, e anche questo è un pochino il messaggio di speranza che ci dà la tua storia, e in quei momenti bui in cui pensiamo di non avere assolutamente alcunissima via d'uscita, qua sono spacciato, è lì che la vita ti sorprende. Poi chi ha fede, chi non ce l'ha, ecco, chiunque può darci delle spiegazioni diverse, però in quei momenti trovi delle risorse dentro di te che non avresti mai immaginato di trovare. È un pochino quello che ti è successo, vero Nicola? Sì, la mia storia, buonasera intanto, la mia storia è quella di molte altre persone, quindi non è neanche se non mi sento protagonista, insomma. Cosa posso dire? La ricaduta è stata... Beh, il mio percorso con l'alcol intanto è stato, come dire, molto normale, no? Inizi come spesso capita a casa, perché alla fine magari o la mamma o il papà che ti dice: beh, assaggia un pochino di vino, di birra e così, e quindi lì parte questo avvicinamento. Dopo, vabbè, con gli amici, eccetera, dopo bevi per la compagnia, per essere parte di un gruppo,
E poi piano piano sviluppi, magari come è successo a me, un legame forte. Io mi sono definisco che non, di non essere neanche stato dipendente dall'alcol, ma da tutte le mie problematiche, no? Che non avevo risolto, o da dei lutti familiari, e quindi c'è stato varie problematiche che io ho deciso di affrontare usando il bere, no? E quindi sono finito, insomma, in una brutta situazione, e quindi non posso non ringraziare. Diciamo che quando mi fanno i complimenti mi sento a disagio, no? Perché mi dicono sei stato bravo, coraggioso, però devo ringraziare Fabio, che è stata la prima persona che mi ha dato una mano, Valentina, Lorenzo, e ovviamente la mia compagna, che anche in modi bruschi, però mi ha fatto capire di farmi aiutare. Quando ci penso, dico, se non c'era lei, non so se avrei affrontato il percorso, no? Perché lei mi ha detto, bisogna che ti fai curare, se no a un certo punto mi ha anche detto, vado via di casa, no? E quindi là ho detto, devo fare qualcosa, però là ho iniziato a capire che anziché come ultima spiaggia, di prenderlo come un punto di partenza. Forse già là è stato il cambiamento su come affrontare il legame con l'alcol. E quindi inizialmente sono andato al CERT, dopo la ricaduta sono andato in comunità, e lì ho avuto il tempo necessario per capire, e come diceva prima, ho accettato il mio lato oscuro, e quindi, beh, insomma, è un passaggio. Ognuno di noi ha delle zone d'ombra, ha chiamiamoli difetti, adesso non so come si possono definire, o anche autolesionistici, probabilmente, no? Perché dopo io comunque ho pensato, nella ricaduta, che il problema non era neanche l'alcol, che ero io che non ero in grado di affrontarlo, che ero debole, e quindi ti subentra la frustrazione, subentra la paura di non farcela. E invece lì l'inizio della comunità mi ha dato la possibilità, appunto, di ripartire piano piano, accettare i miei limiti, i miei difetti, i miei pregi, e quindi ho fatto pace un po' con me stesso, e da chi ha letto il libro, magari forse anche da un lutto familiare di mio fratello che è morto quando io ero un po' più giovane, quindi non sono riuscito mai ad aiutarlo, e questa cosa qui di questo senso di colpa, no? Di cui questo senso di colpa magari mi ha dato l'input di provare a aiutare gli altri, forse una mancanza che ho avuto. E quindi da un lato ringrazio, appunto, è brutto da dire rispetto ai familiari che è stata una cosa positiva, però a me ha aperto, insomma, una porta che spero, insomma, possa anche attraverso il libro spero di aiutare, insomma, le altre persone. Adesso io, senza rotolare per le scale, io vorrei dare un attimo la parola a Chiara, che facciamo un applauso a questa donna fortissima, e che, insomma, Augusta, prima hai parlato bene, no, del metodo, e di quanto per l'ACAT la famiglia, no, sia il centro di questo percorso di rinascita. Ecco, Chiara, il tuo percorso con Nicola, in due parole. Buonasera a tutti, sono Chiara, la compagna di Nicola. Beh, non vi nascondo, non posso stare a dirvi, sì, adesso è tutto semplice. È stato difficile, tanto, tanto difficile. Per fortuna, io dico sempre, la mia mamma mi ha donato un carattere molto forte, del quale mi ha permesso... di affrontare questa difficile situazione con Nicola. Purtroppo io sono arrivata anche già da esperienze familiari, già da piccola, gravi, di dipendenze, e non mi sarei mai aspettata di dover di nuovo ripartire con questo problema qua, quando Nicola ha iniziato più gravemente a bere, perché comunque quando lo conosco lui sempre le sue birrette se le beveva, perché all'inizio non lo vedi come un problema.
Dopo inizia a subentrare il problema, quasi come familiare tendi a nasconderlo, a dire no, vabbè, non è che adesso Nicola sia alcolizzato, quasi cerchi di convincere te stessa, finché poi apri gli occhi e dici così non si può andare avanti. Ho avuto la forza di resistere, ho avuto la forza, la fortuna che Nicola ha deciso comunque di farsi aiutare, perché lui mi ringrazia sempre per non averlo abbandonato, ma se lui dentro se stesso, alla fine, nella sua testa, non avesse avuto la forza di chiudere, no, neanche chiudere, il capitolo ci sarà per tutta la vita, ma di chiudere la parte grave, diciamo, non saremo qui adesso. Io ricorderò sempre che gli chiedevo, ti prego Nicola, io ho bisogno di riavere il Nicola che ho conosciuto, e invece ho la fortuna di aver avuto, di avere adesso un Nicola migliore di quello che ho conosciuto. Tutto ciò ha portato anche a questo piccolino, che nei momenti bui, ovviamente, si parlava di figli, già lui ha già comunque due figli a precedente matrimonio, ma si parlava di avere un figlio, ovviamente quando ti trovi poi in determinate situazioni dici no, cioè manca solo un figlio a mettere in difficoltà questa relazione. E invece adesso siamo qui, siamo felici e sono contenta di non aver mollato. Lui ha avuto il mio sostegno, io ho avuto la fortuna di avere il sostegno di amiche, un'amica speciale come Valentina che è qui questa sera, perché il familiare ha tanto bisogno di sostegno, anche un familiare, e la cosa che ci tengo è facile dire, e me lo sono sentito dire tante volte, vabbè Chiara prendi e vai, cioè non puoi fare una vita così, non è così semplice, ci sono tante cose intorno, ci sono due bambini, ci sono anche due bambini di Nicola, che ritengo un po' anche miei, che non è che prendi e boh, arrangiatevi tutti quanti, io me ne vado. C'è una famiglia, c'è suo papà, c'è l'amore soprattutto fra me e lui, che è stata una grande forza che ci ha tenuto uniti. Io ho una cosa, e poi concludo, che ci tengo tanto, che dico alle persone, che se c'è questo, qualcuno ha questo problema in famiglia, di non generalizzare, ben dai, pambicer, dialetto, per un bicchiere, beh dai, madonna, Chiara, ha bevuto un bicchiere, cosa vuoi che sia? Perché se il familiare è là che vi dice, per favore, non dategli da bere, non minimizzate la cosa, veramente, non la minimizzate, perché il familiare a casa sa com'è la situazione, per voi è un bicchiere, beh, ha bevuto un bicchiere, Chiara, sei tu che sei veramente pesante, magari non era il primo bicchiere, o anche sì della giornata. Poi diventano due, poi diventano tre, poi diventano quattro e poi sono io che lo vado a raccogliere da terra perché non sta neanche in piedi. Quindi questa è una cosa che io veramente porterò avanti tutta la vita, non minimizzate questa cosa qua. Se la gente, tanti fanno fatica a chiedere aiuto, io ho fatto fatica, però ci sono dei messaggi dietro, per favore di fare attenzione a determinate cose, a determinati comportamenti. Grazie, grazie Chiara, in bocca al lupo. Adesso insomma riposati e grazie per questa lezione, no? Che ci dice tanto dell'amore e anche ci dice di quanto, ci racconta quanto sia importante, anche lei dottore prima lo ha detto, non normalizzare. A proposito, no? Entra in merito di questo tema del normalizzare, ma sì, tanto è un bicchiere, tanto più qui in Veneto dove insomma la cultura del bere anche uno, due, più bicchieri, pure cinque nella serata di feste è abbastanza sdoganata, ecco, facciamo attenzione. A me dispiace che non ci sia anche tutto il tempo per fare quella carrellata che lei aveva preparato, dottore, su tutte le malattie alcol correlate, che ci aiuterebbero anche a capire quali sono i rischi del bere, da non sottovalutare, e che forse appunto toglierebbero un po' tanti ragazzi dai bar e li porterebbero piuttosto nei campi sportivi, no? C'è una testimonianza, o meglio una parola che io, Andrea, ti chiederei, magari ne facciamo ascoltare solo giusto un paio di minuti, di padre Danilo Salezze, che è il fondatore della comunità
scusate, di, lo presento, di San Francesco di Monselice, che ha fondato una comunità per giovani con problemi di droga fin dagli anni 80, adesso è da un paio d'anni che non è più lì, però comunque questa esperienza se la porta nel cuore e dedica il suo tempo proprio per divulgare il suo messaggio ogni volta che ne ha l'occasione. Oggi, proprio oggi, ha avuto subito un'operazione e quindi ci ha lasciato questo videomessaggio. Buona serata a tutti voi, vorrei salutare tutti, in particolare gli amici che parleranno questa sera. Inizio con padre Antonio Scabio, grande frate, grande professionista, sicuramente ha una grande esperienza. Saluto Mauro Zampirolli dell'OFS di Vittorio Veneto, io sono grato all'OFS di San Giacomo di Velia perché a suo tempo mi fece conoscere San Francesco. Saluto Carpenea Augusta e Borin Andrea, li ringrazio veramente di tutto il loro servizio che fanno. Saluto Marta e Nicolò dei club. Saluto Dottor De Sandre, che è un grande medico, vorrei dire anche, oserei dire anche un grande amico da sempre. Sicuramente lui porta un'esperienza umana, professionale, di grande spessore. È veramente davvero importante per le nostre zone un personaggio di scienza e di esperienza come lui. E saluto la coordinatrice Rosanna Santolin, che non conosco direttamente, ma avremo modo magari. Mi dispiace non essere presente in mezzo a voi, ma sono in questo momento reduce da una operazione chirurgica che è venuta proprio oggi. Mi auguro, sono sicuro, nel frattempo sarà andata bene. Bene, ringrazio di questo invito che mi onora moltissimo, saluto i carissimi amici presenti, saluto l'Ordine Francescano che è tra gli organizzatori di questa iniziativa e anche da vittoriese saluto tutta la mia realtà di appartenenza. Bene, mi è stato chiesto di lavorare un po' attorno all'idea della questione alcol. Io ho fondato con un altro confratello una comunità per giovani con problemi di droga, siamo agli inizi degli anni 80. Ecco, devo dire che è una grande esperienza la mia da un punto di vista mio personale anche, perché ho potuto passare da un'idea di comunità come luogo separato, come luogo no, dove si curano le patologie, a passare invece a un'idea di comunità che è più normale, che è la comunità della gente. Voi mi direte no, ci sono le persone che hanno bisogno di aiuto per superare i problemi delle dipendenze e invece ci sono le persone cosiddette normali. Oggi, come gli amici professionisti presenti, ma ormai anche buona parte della nostra cultura, riconosce che è difficile parlare di mele marce senza tener presente che siamo tutti potenzialmente e anche purtroppo poi nei fatti soggetti alla possibilità di essere dentro l'uso delle cose in maniera problematica. Quando è che noi diventiamo dipendenti? Non lo sappiamo, forse la parola dipendenza non ha neanche molto senso, oppure dovremmo allargarla alle mille forme di dipendenza che tutti noi ben conosciamo. Pensate quanta dipendenza abbiamo noi da tutto, pensiamo dei mezzi di comunicazione di oggi, ma la dipendenza dal pensiero comune, dalla cultura dominante, la dipendenza di cui neanche ci rendiamo conto, dell'andazzo ad esempio verso l'accettazione dell'idea della guerra prossima, passo dopo passo si va. Noi siamo dipendenti proprio, no, ongoing, mentre andiamo. C'è il trend della dipendenza, no? Si entra dentro veramente, proprio seguendo la parabola della rana bollita che non si accorge di essere dentro in qualcosa che la sta uccidendo, no? Quindi, ripeto, il passaggio da una comunità cosiddetta chiusa, di controllo, in cui convertire le persone a una salute che significava lasciare le droghe, no, a
passare invece ad una comunità degli uomini, delle donne, dei giovani, degli anziani e di tutti, che è quella nella quale tutti noi viviamo. Vedete, è un passaggio importante e questo mi ha aiutato e ci ha aiutato veramente il professor Vladimir Udolin e i club che si chiamavano Club degli Alcolisti in Trattamento e che ora si chiamano Club Alcolologici Territoriali. Sono stati loro a insegnarci già all'inizio degli anni Ottanta che effettivamente qualcuno aveva rotto con la società a causa delle droghe, eccetera, per cui aveva bisogno di una sospensione anche, no, del proprio stile, sospensione delle proprie frequentazioni, eccetera, eccetera. Ma pian piano ci siamo visti che attorno a queste situazioni c'erano tante altre che venivano avanti, che magari non erano in prima linea, non erano conclamate, non erano i cosiddetti casi capri espiatori, no? Come quei giovani, quelle persone che incontravamo noi in comunità, cioè persone quasi così su cui si puntava tutto il dito sociale, no? E anche oggi magari cambiano un po' i soggetti, ma poi alla fine il meccanismo è quello, no? E quindi ci troviamo dentro una comunità degli uomini. E io in questo momento non sono più in comunità da 2 anni, io vedo che nella comunità in cui mi trovo ora, che è la comunità di una parrocchia, è la comunità così, quella normale comunità, mi ritrovo tutti i problemi che si pensava allora che una comunità terapeutica potesse risolvere. Non è vero che curando i cosiddetti eccessi delle sostanze si migliora una cultura comunitaria. È la cultura comunitaria che deve pian piano arrivare a non a moderare l'uso, a dosare l'uso delle cose, ma affrontarlo in maniera critica, in maniera educativa, pedagogica. Io sento che oggi nessuno parla più come negli anni 80-90 di prevenzione, ma neanche in termini preoccupati, vorrei dire che è disinteresse oggi che sento io che trionfa, ma io lo vedo nel mio quartiere, nella mia zona, nel modo di pensare, ma di tutti, di tutti, cioè l'alcol, ad esempio, è considerato come, sì, siamo sempre nella normalità, ecco questa benedetta normalità, no? Che nessuno vuole mettere in discussione. Come cercavo di dire nel mio primo intervento, bisognerebbe prendere atto, ma questo è un impegno spirituale di grande portata, che siamo tutti interdipendenti. Vedete, la comunità terapeutica, qualunque essa sia, in qualsiasi luogo si trovi, per tossicodipendenti, alcolisti, persone con disagi mentali, eccetera, ecco, ragiona su una determinata linea di pensiero, cioè che effettivamente esistono dei luoghi di cura, di controllo, di riabilitazione. Diciamo pure, si sa che c'è una buona improbabilità di successo da tutti riconosciuta, ma il gioco lo stesso va avanti. Ecco, il problema è che stiamo facendo una dicotomia terribile tra quella che è la realtà da cui poi emergono tutti i problemi, tutte le questioni principali, e le persone che sono impegnate in prima persona e poi anche magari facendosi aiutare, ecco, per confrontarsi in maniera costruttiva con ciò che le condiziona. Su cosa si devono misurare? Sulla propria patologia. E chi lo riconosce? E poi non è una patologia bere, drogarsi, eccetera. In sé non lo è. È l'uso, è un uso, è uno stile. Poi chiaramente le malattie arrivano, e beh, quanti anni uno deve fumare prima che gli salti fuori il cancro? Tanti anni, così con altri usi, ma ci sono tanti stili di vita che possono essere perpetuati e sono magari anche abbastanza negativi, sono contro la salute, ma è difficile che le persone cambino
per il fatto che noi predichiamo oppure minacciamo oppure mettiamo regole severissime, eccetera. Le persone rivendicano uno spazio di libertà interiore per cui non accettano. Quindi il cambiamento che noi vorremmo delle persone è molto impegnativo, molto difficile. Ma perché lo è? Perché dovrebbe avvenire dentro contesti forzati. Rendo l'idea, dentro contesti forzati. Chiaro, dei condizionamenti ci vogliono quando le persone stanno male, quando le persone... Ecco, non generalizziamo. Però io penso che senza un nuovo concetto di interdipendenza vera tra tutti nelle nostre comunità umane dove viviamo, noi i problemi veri non li affrontiamo, ma siamo volta a volta vittime di pregiudizi, vittime di schedature mentali, di luoghi comuni che non cambiano assolutamente niente e non hanno una visione, ad esempio, generosa, allargata, ecologica. Faccio un esempio: chi pensa ai giovani che verranno fra 10, 20, 30 anni? Chi pensa alle generazioni future? Chi brinda allegramente, dice che tiene il vino, tiene anche la droga, e lui può portare, sta pensando mai a suo figlio, a suo nipote? Pensa ai contesti in cui lui si incontrerà con altri? Pensa allo spirito comunitario. Io capisco che oggigiorno le nostre comunità sono multicentriche, sono miste, hanno mille differenze dentro, ma forse le nostre comunità di una volta non erano poi ste grandi agenzie di cambiamento. Sì, c'era un'interdipendenza, forse era di sopravvivenza, forse era legata proprio anche alla povertà, all'essenzialità della vita, a certi valori anche cristiani che non neghiamo, di fratellanza, eccetera. Però oggigiorno c'è una esigenza, io la definisco anche questa altamente spirituale, di ricollegare l'umano che c'è tra noi andando a condividere, cioè vuol dire farsi parte di una comunità dove anche noi siamo corresponsabili. Ma non nel senso penale o no, nel senso di colpa, ma nel senso che siamo co-costruttori possibili, potenziali, di un benessere. La domanda è, ma in che cosa contribuisce il mio stile di vita sano rispetto alle dipendenze, cioè non usando sostanze, alcol, droghe, eccetera? Questo cosa contribuisce? In che cosa contribuisce a migliorare la spiritualità umana, del luogo, della comunità, dell'ambiente dove io vivo? Questa è la grande domanda. E noi queste domande non ci piacciono, perché vorremmo i risultati immediati, che fossero risultati ottenuti con poca fatica e sui quali io personalmente, ognuno di noi dice, non debba spendere un granché della propria fatica. È possibile essere protagonisti di salute negli ambienti dove viviamo? No, ognuno frequentando i propri ambienti, io come sacerdote, educatore, i genitori, gli insegnanti della scuola, chi è responsabile di luoghi di aggregazioni, le parrocchie, eccetera. Come si può diventare protagonisti tutti insieme? Questa è una bella sfida. Chiaramente ognuno, come sempre, è chiamato, credo, a verificare se stesso, i propri stili di vita, le proprie abitudini, eccetera. Però poi, sviluppando anche quella capacità di interagire con la realtà in cui vive, immaginando che il proprio cambiamento non fa solo bene a se stessi, ma va anche a modificare l'assetto, l'ecologia comunitaria. E quindi c'è una cultura, chiamiamola spirituale, culturale, sanitaria, che dipende molto dal grado di partecipazione che io vi metto dentro in maniera possibilmente appassionata, informata, generosa, che non si limita semplicemente a guardare cosa io ci rimetto dentro, la fatica che io faccio, ma guardando in maniera, se vogliamo, un po' utopistica a un futuro possibile, a un cambiamento. E certi cambiamenti, le famiglie lo sanno,
le piccole comunità che si impegnano lo sanno, certi cambiamenti avvengono subito. Non occorre aspettare un granché. Quando una famiglia, e sono presenti questa sera le famiglie, quando una famiglia ha deciso di non usare più alcolici, anche quelli che sembrava non ne fossero toccati, perché sembrava che ci fosse solo l'alcolista, eccetera, eccetera. Poi la famiglia si è accorta che invece tutti erano dentro in qualche maniera quella bottiglia, tutti erano dentro quel sistema lì, senza colpe, senza responsabilità, era un fatto, erano dentro. E allora hanno deciso tutti insieme di rompere quella bottiglia e di uscirne insieme. Ecco, questi sono gesti rivoluzionari. E questa credo che sia una rivoluzione culturale che ognuno, ogni famiglia, ogni piccolo gruppo potrebbe fare, ma lo può fare solo nel momento in cui riconosce che la propria azione è segnata profondamente da una possibilità di cambiamento e la mia azione di cambiamento su me stesso sono sicuro che va a incidere su un benessere possibile comunitario. Io credo molto a questo. Fu così che la nostra comunità di Monselice, ad esempio, già dagli anni Ottanta, smise di usare alcolici in comunità. Ma non smise così perché chi c'era dentro ne sapeva qualcosa di questi danni da alcol, oltre che da droga. Ma proprio abbiamo chiesto a tutto il sistema nostro, a noi frati prima di tutto, l'abbiamo chiesto alle famiglie, l'abbiamo chiesto a chi cooperava con noi, l'abbiamo chiesto agli operatori, l'abbiamo chiesto dai professionisti che collaboravano con noi, una volta che anche noi l'abbiamo imparato da loro, perché dai club, da certi professionisti già coinvolti, dalle famiglie già coinvolte nei club, dal professor Udolin, eccetera, abbiamo capito che finalmente esisteva un metodo. Non esistono strade tracciate, esistono cammini che si compiono. E allora, camminando nella direzione di creare luoghi, contesti liberi da sostanze, liberi, questa è un'azione rivoluzionaria, che non vuol dire che sistema il mondo, non vuol dire che crea improvvisamente il benessere del mondo, ma però incammina dentro una possibilità assolutamente nuova di una salute comunitaria, la quale poi si riverbera evidentemente e si ridistribuisce su tutti. Ognuno mette qualcosa che poi gli altri ritrovano. Si toglie la colpa, si toglie allora il pregiudizio, si toglie lo stigma e tutti diventiamo soggetti di un cambiamento che ci fa bene. È chiaro che se uno crea un ambiente libero da sostanze nella propria casa, nel proprio luogo di ritrovo, nella propria comunità cristiana o dovunque può, se si libera il proprio ambiente dai rischi delle sostanze e poi si accorge dopo del tempo che questo ha reso più tristi, che questo ha reso più infelici, che questo è stata fonte di... va bene, può cambiare, ma io ho visto poche situazioni in cui si torni indietro così in maniera molto supponente. E è chiaro che si è tentati di tornare alla cultura dei più. Sono le famose tentazioni del Signore nel deserto, no? E dice no, è difficile impegnarsi in maniera determinata, continuativa, forte su un obiettivo che ha un valore relazionale. È chiaro che è soltanto se vogliamo bene, oltre che a noi stessi, a chi è con noi e chi è partecipe di una vita oltre la nostra, solo così può funzionare. Ciò anche per cui siamo qui questa sera. Vi ringrazio molto, ogni bene, tanti auguri a tutti voi. Ecco, grazie padre Danilo, anzi gli facciamo tanti auguri per questo suo piccolo intervento che ha dovuto subire. Ditemi voi, abbiamo tempo per un saluto velocissimo a Laura e Danilo e a Manuel e Liliana, rispettivamente del club di Vittorio Veneto e del club ACAT di Conegliano. Io ci terrei a chiamarli sul palco, se ci sono Laura e Danilo e Manuel e Liliana, che
Così per concludere, no, vi abbiamo detto, vorremmo lasciarvi con un messaggio di speranza. Penso che già Chiara abbia detto, sì sì, prego, da questa parte. Già la storia di Chiara e Nicola ce ne ha data tanta, ma anche Laura e Danilo vi sposerete, cioè voi due vi sposerete e anche voi due vi sposerete, quindi all'ACAT nascono, non solo si rinasce, ma si trova l'amore. Sì. Si trova l'amore, ma si trova anche la prospettiva del futuro, no? Una scelta di matrimonio vuol dire pensare al futuro, pensare, no, di stare assieme e di ricostruire la vita, no? Sì. Questa è la bellezza del lavoro e del risultato dei nostri club, questo è. No? Sì, e infatti io mi collego, infatti volevo dire proprio questo, che quando affronti questo tipo di problematiche devi avere anche una visione di quello che vuoi nel futuro e devi avere il coraggio anche di affrontarlo personalmente, perché non è che si arrivano queste problematiche soli. C'è sempre un motivo appunto ecologico, cioè intorno, che ti spingono a queste problematiche. E bisogna avere il coraggio di dire, bene, allora il futuro vorrei questo, adesso lavoro e mi metto anch'io in gioco per migliorare questa cosa, per fare in modo che migliori e che venga superata questo. Sì, vorrei rubare un attimo all'Augusta un pensiero. Tu hai avuto il piacere di conoscere Udolin? Certo, sì. Io ho avuto il grande piacere di conoscere il dottor De Sampre. Io sono stata una roba. Vabbè, che non l'ho conosciuto. Poi lo so che lei non si ricorda di me. Certo che mi ricordo. Ah, perché c'è l'anonimo Andrea. Io ho 70 anni, ma godo ancora di un'ottima memoria. Di solito non si ricordava mai. E sono stata una di quelle 10.000 fortunate. E porto nel ricordo. Non so, lei ha fatto anche il corso. Ho fatto anche il corso. Di sé, sì. Ho fatto il corso, bene. Ho fatto una scelta di vita professionale. Mm-hmm. Faccio la OSS. E pensavo, vabbè, e dopo come tutti abbiamo i nostri demoni che ci riaffiorano e ritornano fuori. Questo percorso, rubo tre parole che di solito sono sempre, dopo mi devono far star zitta perché dopo non mi fermo più. E dopo il mio compagno conosceva la mia storia, poi purtroppo mi ha conosciuto anche nell'altra veste, però con grande amore, con grande... vado a piangere. Mi ha sostenuto, ha capito, e io ho paura di perderlo, perché adesso ha conosciuto la parte più brutta di me. Poi Nicola, noi siamo i brutti, i cattivi, non riusciamo... Invece lui mi ha stupito che a marzo, giorno del mio compleanno, dopo diciamo un anno di affidenza, mi ha chiesto di sposarlo. Bene. Grazie mille. E grazie. Avremo una terza coppia, Enrico e Luana. Sì. Ho detto bene? Sì, Enrico e Luana che si sono sposati sabato. Non possono essere presenti. Sì, quando ho detto, Augusta, ci saranno delle testimonianze, ho detto, questi si sposano, questi si sposano. Non possono essere presenti perché hanno scelto di andare a fare un po' di giorni di vacanza con i loro due bambini. Io ho un bellissimo ricordo di Enrico, perché è stato nel club dove facevo club a Vittorio Veneto, il 404, eravamo il club dell'ospedale cosiddetto, e quando è entrato era molto giovane e insomma fare questa scelta è una cosa bellissima. Questi sono i suoi due bambini, quindi diciamo il coraggio di rinascere anche in questo modo, no? Di scegliere la vita, di scegliere il matrimonio, di scegliere i bambini, no? Questo è la bellezza che ci fa, che ci stimola ad andare avanti e seguire, diciamo, le famiglie in queste difficoltà, che poi abbiamo visto, no? Dalle difficoltà nascono anche le risorse delle persone. Questa è la bellezza. Ecco. Allora di nuovo facciamo un applauso. Io penso che i vostri sorrisi
diano più di qualsiasi altra cosa un senso, anche il sorriso di Chiara e Nicola, diano davvero un senso al lavoro del dottore, al vostro lavoro dei club. Se posso permettermi, Augusta, mi auguro che chiunque esca questa sera da questa sala si ricordi che se ha un amico, un parente, un vicino di casa che, come dire, manifesta un legame con l'alcol che non è normale, stategli accanto e fategli conoscere l'ACAT, perché sul territorio c'è tanto aiuto e ci sono tante persone che sono pronte a non giudicare e a prendere per mano chi ha bisogno di essere ascoltato e certo. Di dargli una seconda vita, una rinascita, certo. Come è accaduto a queste bellissime coppie. E, io ringrazierei anche per concludere Fra Paolo, che ha realizzato queste meravigliose composizioni floreali. Fra Paolo, anzi, se volete, è disponibile per matrimoni, mi dicono. No, non è vero, ma Fra Paolo, abbiamo trovato lavoro. Fra Paolo fa una chiesa che neanche, ecco, i Ferragnez, che no, per carità, che non va mica tanto bene ultimamente. No, vogliamo anche dire che chi vuole, no, fare magari anche un percorso, affrontare queste problematiche, stiamo organizzando un corso di sensibilizzazione, noi lo chiamiamo, che è il primo passo, soprattutto dopo chi poi si approccia a fare il servitore insegnante. Quindi questo è un primo momento di formazione per poi proseguire in altri momenti di percorso nella nostra associazione, nella comunità, nel lavoro, no? Quando una persona è sensibilizzata, sappiamo che poi può, diciamo, no, intervenire correttamente e affrontare anche queste difficoltà che ci sono, chiaramente, no? Andrea, tu volevi aggiungere qualcosa, Andrea, per concludere? Direi che la serata è andata benissimo, sono contento. Le famiglie sono sempre, come al solito, le protagoniste di queste serate, sono quelle che portano il contenuto. Noi possiamo metterci tutte le cornicette che vogliamo, però alla fine sono le famiglie che ci mettono il cuore, ci mettono la loro esperienza, quindi grazie veramente. E adesso magari non entriamo troppo nel merito, ma Andrea, tu sei un altro esempio di persona che ha saputo stare molto accanto, sì, molto accanto a chi, sì, certo, ha convissuto a lungo con questo problema. Eh sì, come quasi tutti i volontari delle ACAT, in un modo o nell'altro ci sono entrati per problemi o esperienze personali o esperienze comunque legate alla propria famiglia. Io ho avuto la mamma che ha avuto il problema dell'alcol praticamente da sempre, da quando sono nato io, e 6 anni fa per fortuna ho avuto la fortuna che lei abbia cambiato idea, ha deciso di farsi aiutare e adesso sono qui, abbiamo mio papà, e quindi ho riavuto mia mamma dopo quasi 25 anni, l'ho riconosciuta, ho imparato a riconoscerla e basta, mi sono appassionato dell'ACAT, del club, perché il club appunto mi ha ridato la famiglia, e quindi sono qui e spero con la mia esperienza, con un po' di esperienza mia di quello che ho portato io, di far avvicinare anche altre persone. Insomma. Adesso farò il corso. E adesso farò il corso anch'io a Spresiano, perché dopo 6 anni mi hanno spinto a farlo. Bravo, Andrea. Sì, lo so che Augusta quando si mette... Dottore, vuole anche lei una battuta finale? Per me è stata una bellissima serata. Ho sentito proprio quello che da sempre mi ha dato la carica, la spinta, la motivazione per lavorare con le famiglie. Io naturalmente ho sempre ricevuto molto di più di quello che sono riuscito a dare dalle persone che hanno avuto la possibilità di parlare con me, di incontrarmi, eccetera. Il clima di questa sera mi è piaciuto tantissimo. E vedete, allora, io non l'avevo predisposto, ma
parlare di tutti quei problemi che ci sono, ci sono un sacco di malattie che l'alcol causa, insomma, sono decine e decine, ma è importante comunque avere in mente che è possibile, anche se il contesto sociale e culturale è molto particolare, qui siamo nella terra del Prosecco, no? Vicino, e sì, più o meno, e sappiamo che quanto è difficile. Io mi ricordo, abbiamo fatto i corsi, no? A Conegliano, a Vittorio, ad Asolo, mi ricordo, ne ho fatti anche da altre parti, a Valdobbiadene ne ho fatto uno, è stata una cosa un po' di anni fa incredibile. Il corso di sensibilizzazione a Valdobbiadene. Ma c'erano tante persone, no, per curiosità, c'erano tante persone o non c'era nessuno? No, no, c'era, era pienissimo, era pienissimo. Ed è molto stimolante perché c'è la possibilità di ragionare su quello che è il contesto sociale, perché i problemi arrivano dalla cultura. Diceva Augusta, i problemi ci sono nella comunità ed è la comunità che deve trovare le soluzioni, le risposte a questi problemi. Per cui, credetemi, è importante sì cercare di fare tutto quello che è possibile per essere vicini alle persone, condividere i problemi delle persone, ma è anche importante ragionare sui contesti sociali e cercare di dare un contributo per il cambiamento della cultura sociale e sanitaria, perché questo è importantissimo. Poi, siccome ho visto un po' come me, insomma, che, come dire, abbiamo superato i 20 anni, no? Come impari, così a occhio, sì. Allora mi è venuto in mente, così posso dirvi una cosa veloce, insomma, che Arthur Schopenhauer, che era un filosofo tedesco, deve essere stato una persona terribile, perché da quello che ho letto non andava d'accordo con nessuno, non parlava con nessuno, non voleva mangiare con nessuno, cioè ho letto delle cose incredibili questo qua, però ha lasciato poi ai posteri delle cose interessanti e vi dico solo questa. Allora dice: la vita, mi sono trovato un po' di giorni fa a leggere sta roba, la vita è come un ricamo. Uno dice, ma Schopenhauer che dice una roba del genere, che di solito chiamava gli umani bipedi. Immaginate cosa aveva in mente, che razza di pensiero aveva anche in confronto degli umani. Ci chiamava bipedi. Dice, la vita è come un ricamo. La prima parte è come il dritto. È bellissimo, no? Un ricamo dritto. La seconda parte della vita è meno bello, ma più istruttivo, perché si vedono tutti i fili come sono collegati e come sono legati fra di loro. Bellissima immagine. Arrivederci. Allora, grazie. Davvero, io so che potremmo andare avanti ancora per tanto tempo, però poi è sequestro di persona e sì, domani bisogna anche andare a votare. E quindi io ringrazio di nuovo il dottor Alfio De Sandre, davvero un piacere averla qui e speriamo magari di rivederla la prossima volta con delle belle novità. Sai cosa, una cosa veloce. Certo. Siccome Auronzo è chiusa, no? E ci manca un medico, se conoscete un medico che vuol venire, trova un appartamento a prezzo agevolato, io gli regalo lo ski pass se vuole andare a sciare, lo dico qua e faccio la promessa che gli regalo lo ski pass. E allora dai, datevi da fare, contribuite a fare a sensibilizzare anche i medici. Ecco, questo è un messaggio importante. Grazie mille dottore a Andrea Borin, Augusta Carpenè dell'ACAT Sinistra Piave, grazie davvero di nuovo a Marta Zanette, servitrice insegnante, che la prossima settimana tornerà al suo lavoro qui al Club di Vittorio Veneto, e di nuovo grazie anche per essere rimasti fino alla fine, l'assessore, il sindaco, il vescovo e insomma i tantissimi voi che avete partecipato. Noi non ci facciamo mancare niente, anche se siamo leggermente in ritardo con la nostra tabella di marcia, e quindi il nostro Nicola ci fa ascoltare un brano per darci la buona serata. Di speranza. Sarà difficile, diventa grande,
dire, chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile, sarà difficile. Dire tanti auguri a te ad ogni compleanno, vai un po' più via da me. Grazie. Oltre ad essere un bravo autore, sei anche un bravo cantante. Troverete in fondo alla sala il suo libro, c'è anche il suo numero di telefono, quindi se arriverà fra le mani di qualcuno che ha bisogno, ecco, tu sei cambiare qualche opinione tu ci sei. Quindi grazie di nuovo davvero a tutti voi e all'ordine francescano secolare per averci riuniti qui tutti assieme, e di nuovo grazie a voi per essere rimasti fino a quest'ora un po' tarda.